Bene, questo è il primo filmato a corredo delle due incontri online che abbiamo fatto il 13 e faremo il 20 dicembre su alcune indicazioni redazionali legate ai documenti scolastici. E ci riferiamo adesso a una modifica di un PDF, in questo caso d'autore veramente importante e valido, che sono gli orientamenti nazionali per la scuola dell'infanzia. Piccolo esercizio per vedere come funzionano i titoli in una struttura di un testo Word e come il mantenimento di questi titoli nella struttura sia elemento fondamentale per dotare il PDF di una maggiore fruibilità, cioè una maggiore navigabilità attraverso i segnalibri e attraverso un sommario navigabile. Quindi apriamo il documento, lo apro con Adobe Acrobat Reader. Purtroppo c'è dentro sulla destra sta pubblicità sulla versione a pagamento che non interessa, noi utilizziamo soltanto il visualizzatore gratuito. E se notate sulla sinistra c'è una freccia che punta verso destra e che ci mostra la possibilità di avere una navigazione d'appoggio per pagine, miniature oppure per allegati. Manca un elemento importante utile, che sono i segnalibri. Vediamo cosa fare. Innanzitutto scendiamo un po', vediamo che qui abbiamo un indice molto preciso, un indice sicuramente costruito in modo automatico, ma purtroppo non ha mantenuto, vedete, il link, cosa che potrebbe essere utile per facilitare la navigazione di questo importante documento. Bene, noi adesso per vedere l'effetto del mantenimento della struttura del documento in un PDF, prendiamo in esame in particolare, vediamo un po', potrebbe essere il capitolo 4, la professionalità educativa, pagina 28. Mi sposto a pagina 28 andando a modificare il numero della pagina e quello che mi interessa è quello che va da capitolo 4, cioè nel capitolo 4 io direi potremmo andare fino a livello locale, anzi andiamo un pochino più sotto, facciamo fino alla pagina 30 prima di progettare. Perché dentro ci sono, vedete, già un po' di titoli, no? Che sono scritti in modo un po' particolare. E come fare? Facciamo in due modi. Primo, semplicemente selezioniamo e incolliamo. Quindi vado da capitolo 4, trascino il mouse, scendo fino al punto voluto. In questo passaggio purtroppo mi porto dietro anche i numeri di pagina che poi toglierò, ma vedete che questa è una pura esercitazione. Dicevamo fino a progettare escluso. Ok. Poi si può fare tasto destro copia piuttosto che Ctrl C. Bene, apriamo Word. Poi faremo lo stesso con LibreOffice. Documento vuoto. Lo incolliamo col Ctrl V. Avete visto, no? Che viene riportato ormai in maniera molto più fedele rispetto alle conversioni di un po' di tempo fa. E riflettiamo ancora adesso insieme su alcuni aspetti. Allora, innanzitutto qui vedete che se io vado a visualizzare il testo trovo questi caratteri un po' particolari, no? Queste lettere greche che corrispondono alla fine del paragrafo. Per poter vedere questo, nel caso non sia visibile, bisogna andare in Home e selezionare l'iconcina che in pratica mostra tutto. Altre versioni era mostra nascondi, cose di questo tipo. Va bene? Ecco, in questo modo si vede come è stato costruito, come è stato ripreso dal copia e incolla il documento. Adesso essere certi di com'era l'originale ci passa un pochettino di possibilità. Tra l'altro, se noi andiamo a vedere l'originale, vedete, l'originale ad esempio era giustificato, invece nel nostro è automaticamente preso a bandiera, che è la modalità di, diciamo,
automatica di Word, e tra l'altro è anche preferibile molte volte come maggior grado di leggibilità, ma su questo l'abbiamo visto poi nell'incontro insieme. Bene, facciamo un pochettino di piccoli passaggi. Allora, innanzitutto lo guardiamo. Quindi noi abbiamo un capitolo 4 al suo interno, no? Figlio del capitolo 4, la personalità educativa, che qui per facilitare lo mettiamo all'interno della stessa riga. Abbiamo uno che opera nei servizi educativi, che quindi è un elemento interno. E quindi se capitolo 4 lo andiamo a strutturare, più propriamente a marcare come titolo 1, che opera nei servizi educativi è figlio e lo mettiamo come titolo 2. Poi abbiamo gli educatori, le altre figure professionali. Le altre figure professionali, vediamo se sono state marcate. No, io direi un consiglio. Facciamo che gli educatori siano figli di chi opera nei servizi educativi, perché evidentemente sono due unità che sono come di rango inferiore rispetto al titoletto, al titolo 2 che opera nei servizi educativi. Quindi questo sarà il titolo 3. Gli educatori, questo sarà le altre figure professionali, un altro titolo 3 e coordinatore pedagogico titolo 3. Tutti e tre sono titoli 3 perché sono fratelli, sorelle, sono in pratica hanno un grado di comune figliolanza rispetto al titolo da cui dipendono, che è chi opera nei servizi educativi. Il loro nonno, potremmo dire, è il capitolo 4, la personalità educativa. Quindi, titolo 1, capitolo 4, titolo 2 che opera nei servizi educativi, titolo 3 gli educatori, titolo 3 le altre figure professionali, poi il coordinatore pedagogico, titolo 3. Una personalità riflessiva, invece, è sorella di chi opera nei servizi educativi e sono entrambi figli del capitolo 4 e quindi sono titoli 2. Osservare ed ascoltare, e ascoltare è dentro, è interno alla personalità riflessiva, e quindi sono titoli 3 e un titolo 3. Basta, ci fermiamo qua. Bene, allora vediamo, ci sono tanti modi per lavorare su Word. Uno dei modi è quello di selezionare tutto e andare a assegnargli lo stile del paragrafo comune che in Word è chiamato normale. Fatto. Cosa è successo? Vediamo subito una cosa molto interessante, che automaticamente Word ha creato degli spazi verticali tra i paragrafi. Come abbiamo visto, e qui ribadisco nell'incontro online, il paragrafo è l'unità logica, è una unità logica all'interno di un testo più ampio e può essere al proprio interno costituito da più frasi che sono suddivise dal punto. Il punto può essere un punto di seguito, come pure un punto a capo. Questo è che è molto lunga, immagino che abbia almeno dei punti dentro, no? Se no nei test di leggibilità, pagine. È un pochettino lunghetto, sono circa 4 pagine. I manuali di stile sulla scrittura semplice da capire avrebbero forse un buon terreno per dire prova a spezzarlo quel pensiero se possibile. Poi dipende anche ovviamente da chi sono i destinatari. Se il destinatario sono docenti, il livello è già livello più elevato e quindi ci si può anche consentire un linguaggio più complesso e più complicato. Se questo fosse un POF invece che ha come destinatari genitori, è chiaro che dobbiamo stare ancora più attenti a costruire frasi semplici e con un numero minimo, minore di parole. Bene. Noi saremmo potuti rimanere all'interno del paragrafo anche con un'altra modalità. Invece che fare l'invio, fare shift invio, che vuol dire freccia in alto invio. Vedete che in questo caso non si è creato lo spazio aggiuntivo, tutto il paragrafo è rimasto al proprio interno. Va bene? Ecco, scusate che qua mi è venuto un grassetto che non volevo.
facciamolo tornare sopra. Se invece io avessi dato l'invio, ecco che avrei creato un paragrafo aggiuntivo. E adesso andiamo a strutturare. Capitolo 4, sonorità educativa. Gli mettiamo titolo 1. Ora, per fare il titolo 1, per marcare titolo 1 e dargli uno stile, ci sono due modi. Uno è prenderlo direttamente in Word tra i vari stili che vengono già mostrati automaticamente sotto la barra dei menu. Oppure, vediamo meglio, andare a cliccare su questa freccettina che mira in basso a destra, che consente di avere invece una finestra molto utile accanto, che peraltro è ridimensionabile. Vediamo, eccola qua. Quindi un modo è dirgli: clicco qua e metto titolo 1, ma in questo caso prendo quello stile. Un altro modo, ancora più semplice, è quello: stilizzo come lo voglio. Allora facciamo un po' come abbiamo fatto a scuola. A scuola, scusate, come abbiamo fatto nell'incontro. Gli diamo un carattere, poniamo il Georgia. La regola dell'assegnazione del font, delle font, è che per i testi è opportuno usare dei font, come si dice, a bastone, senza grazie, che sono quelli molto più semplici da leggere, tipo l'Arial Verdana, il Tahomi, Tahoma, l'Helvetica. Teoricamente potrebbe anche esserci il Calibri, che è quello di Windows, ma il problema è che il Calibri è proprietario Windows e ci sono magari a volte dei problemi se noi andiamo a gestirlo in altri sistemi tipo Linux o altri ancora. Quindi usiamo poi per il testo normale il Verdana, poniamo. Comunque qua mettiamo un Georgia. I testi di stile dicono che è possibile avere due caratteri diversi, uno per i titoli un pochino meno consueto e invece il carattere fisso più leggibile possibile per il testo. Gli facciamo magari il 16, lo facciamo magari blu. Gli mettiamo sotto, basta avere il mouse dentro perché siamo dentro al paragrafo, un bordo. Bordi e sfondo, lo andiamo anche qui a colorare in blu, lo mettiamo sotto. Ok, fatto. In questo caso, come facciamo a fare che tutti i titoli, cioè così lo saranno anche il capitolo 5, il capitolo 6, precedentemente il capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, siano titolo 1? Andiamo sul titolo 1 che era dato dal programma, tasto destro, aggiorna titolo 1 in base alla. Quello c'è scritto in base alla selezione. Ok, non ho fatto prima la modifica del paragrafo, lo faccio subito perché mi sono dimenticato. In questo caso usiamo un'altra modalità. Andiamo sul normale, che è quello che avevamo già assegnato a tutto il testo, e cambiamo invece dal pannello stili, tasto destro, modifica, gli pigliamo il Verdana 11, sufficientemente grande, è molto più grande il Verdana 11 rispetto ai Calibri 11. Formato, ecco questo direi di tenerlo ben presente. Formato paragrafo, gli scegliamo una spaziatura prima 6 e dopo 6, una multipla superiore a 1,08. 1,08 corrisponde a quello che in LibreOffice sarebbe 108%. Facciamo 120%, quindi facciamo 1,2, che è più o meno la misura minima consigliata di interlinea. L'interlinea sono gli spazi tra le righe. Spazio sopra e spazio sotto sono le spaziature invece tra le parti del paragrafo. Eccolo fatto. Vedete che è un pochettino più grande. Bene. Proseguiamo e andiamo adesso a chi opera nei servizi educativi. Togliamo uno spazio vuoto. Come operiamo? Ma operiamo dandogli il titolo 2 e poi andandolo a modificare. Modifica. Andiamo a metterci il Georgia. Facciamo, non so, il 14, non grassetto, che sta molto male. Il grassetto è anche
e Giorgia in particolare, facciamo lo stesso blu di prima. Andiamo a vedere un attimo lo spazzatura di paragrafo. Ecco, magari mettiamogli qualcosa in più. Potrebbe essere, non so, un qui naturalmente starà un po' a voi valutare se vogliamo spaziare maggiormente. Ok, poi andiamo agli educatori. Qui va già spaziato bene, quindi non modificheremo lo spazio, ma prima gli diciamo che questo che è un titolo 2. Allora, avevamo già, scusate, l'avevamo già modificato direttamente, non dobbiamo più aggiornarlo. Andiamo sul titolo 3. Lo facciamo adesso, facciamo un po' di pasticce apposta. Lo cambiamo da qua, gli mettiamo un titolo 3, facciamo ancora una Georgia 12, blu, ok, titolo 3. Aggiorna il titolo 3 in base alla selezione, quindi noi abbiamo questo che è il titolo 1, ok. Questo che è il titolo 2, questo che è il titolo 3. Replichiamo il tutto successivamente. Togliamo la pagina 29, togliamo sempre gli spazi, i paragrafi vuoti. Allora, noi avevamo gli educatori, poi abbiamo le altre figure professionali, ok? Poi abbiamo qui, si è perso, si è dato un invio sbagliato, il coordinatore pedagogico. Ok, una piccola cosa vorrei dire. L'educatore pedagogico inizia con la qualità del servizio, lo stesso per la realizzazione di un progetto, la figura professionale e via discorrendo. Qui è più sotto perché in realtà prende già lo spazio sotto di chi opera in servizi educativi. Qui no, io lo spazierei leggermente di più, gli metterei un 3 punti in prima. Da 6 lo portiamo a 9, in modo che succeda questo, che ciò che è dentro le altre figure professionali per la realizzazione sia più vicino rispetto al paragrafo precedente che appartiene a un altro contenitore. Ok? Se in questo si è distanziato troppo, poi manualmente e solo su questo testo gli togliamo i 3 punti. Sono piccoli ritocchi estetici che funzionano. Adesso però andiamo spediti. Una personalità riflessiva era titolo 2. Vedete che in automatico si mette tutto bello a posto senza che noi dobbiamo fare nulla. Qui era saltato il paragrafo, lo mettiamo. E qua abbiamo fatto tutto, mi sembra. Non c'era anche il capitolo 3. Adesso non lo ricordo più. No, forse ho terminato un po' prima. Va bene, questo è il nostro testo strutturato in Word. Come facciamo a creare l'indice? E siamo quasi alla fine. Mi sposto sotto, vado qua nella riga sopra il capitolo 4. Immaginiamo che questo sia il capitolo 1, poi il 2, poi il 3, il 4. Capiamo che è un esempio. Magari lo mettiamo come stile normale. Andiamo in riferimenti, sommario, sommario automatico. E lui automaticamente me l'ha messo. Poi, vogliamo chiamarlo indice? Scriviamolo come indice. Piccola cosa, in un concetto di vediamo se ho fatto giusto, scusate, sì. Una possibilità riflessiva che è il 3, osservare e ascoltare, e quello successivo. E il capitolo 4 è un po' troppo attaccato, quindi andiamo qua sul titolo 1 e facciamo una modifica e gli mettiamo un po' di spazio sopra. Ok. Poi, cosa volevo dire? Secondo me indice potrebbe essere fratello di capitolo 4 e allora lo andiamo a scrivere con lo stesso stile con cui è scritto capitolo 4. Capitolo 4 era un titolo 1. Bene, andiamo qua e lo mettiamo. E così compare e appare in maniera un pochettino, secondo me, più coerente. Poi andiamo a vedere se funzionano i link. Ctrl clic, tac, avete visto? Ecco. Questo è fatto. Una piccola notazione di accessibilità, poi mi direbbe fai un tasto per tornare ogni volta a sommario quando hai finito il capitolo, ma questo ovviamente lo vedremo in un approfondimento possibile.
poi potremmo dire che qui è brutto il fatto che sia andato a capo, e allora anche qui, no, ci sono dei piccoli trucchetti, che è quello di far partire nella pagina successiva, in questo caso che opera in servizi educativi, e quindi andare a inserire un'interruzione di pagina. Vediamo dove era, se me lo ricordo, layout, interruzioni, pagina successiva. In questo modo vedete che non c'è quell'aspetto antiestetico. Torniamo, vediamo se tutto funziona. Certo, tutto funziona, poi bisogna mettere la numerazione della pagina e via discorrendo. Salviamo. Facciamo finta che abbiamo fatto quindi tutto il documento, guardate, non sarebbe stato molto più lungo, avessimo fatto completamente il tutto. Lo andiamo a salvare dove? Ma salviamolo pure nella mia cartella 30-20 dicembre 2021, scriviamo prova con Word, indicazioni, così poi me lo ritrovo, solo per questo, infanzia, ok? Lo salviamo, io qui mi fa l'ODT perché avevo messo un automatismo sballato, quindi in documento Word, e questo è salvato. Perfetto, però adesso andiamo a creare il PDF. Come facciamo invece a convertirlo in PDF con quella particolarità che abbiamo visto il 13? File, salva col nome. Altre opzioni, PDF, opzioni molto importanti. Cosa dobbiamo verificare? Lui mi tiene l'ultima cosa, l'ultima personalizzazione che ho fatto. Devo assolutamente verificare che sia spuntata la casella Crea segnalibri utilizzando intestazioni, se no si perde un effetto che vedremo. Poi ci deve essere tag per la struttura del documento, per l'accessibilità, perché avere marcato con titoli è fenomenale, non solo per chi vede, ma anche per chi non ci vede, come è stato anche spiegato durante l'incontro. Ok, salvo e andiamo subito a vedere l'effetto. Allora, vediamo se è vero che io adesso ho e ce l'ho un sommario navigabile. Ma in più qui si è creata un'icona importantissima, utilissima, segnalibro. Guardate che qua noi possiamo tranquillamente andare con una grande soddisfazione su ogni punto, avendo sempre di fianco una sorta di segnaletica di navigazione, cioè il sommario, sempre presente, che mi facilita enormemente, io ritengo, la lettura, l'analisi e la ricerca del nostro testo.